Avete visto, nei primi 20 anni siamo arrivati ad avere 10 milioni di Unity. È possibile apprendere questo potere? Non da... Una donnola! Memini a parte, benvenuti in questo tutorial multiplayer per Stellaris. Si può applicare anche in single player, certo, però sappiate che tutto quello che vedete è pensato per avere la massima efficienza. In questo video sono affiancato, anzi guidato, dal buon Mario Minaccia che ci farà vedere più o meno come affrontare i primi 20 anni di gioco. Partiamo! Proprio così, giocatore nuovo, non sa niente, né... Facciamo create new, gli diamo un bel nome, sono le donnole. Diciamo che uno degli obiettivi, ovviamente, è quello di farmi riconoscere e mettere il portrait di una bella donnolina dalla Paradox. È Paradox? Ecco, facciamo questo è quello questo, che... Dai, origine, scegliamo, normalissimo, Prosperous Unification. Che è la prima, non serve nessun DLC e ce l'hanno tutti, quindi su quella non si può sbagliare. Qua noi andremo a prendere Fanatic Egalitarian e Materialisti. Una bella democrazia. Dove? Masterful Crafters, questo è fondamentale per avere i consumer goods in abbondanza, e meritocrazia, perché questo qui è un bel 10% di risorse dagli specialisti. Che quindi va a applicarsi sia sulla produzione degli alloy, sia sulla produzione dei consumer goods, sia anche sulla scienza. Esattamente, infatti facciamo un attimo due conti così a base. Adesso la nostra scienza base sarà più 10, poi un altro più 10, quindi già più 20, perché anche questo dagli specialisti, e un ulteriore più 5, quindi abbiamo già un più 25 sulla scienza, e questo ci piace un sacco, no? E dobbiamo andare a mettergli dei tratti, e anche qua cosa gli metteremo? Gli metteremo intelligenti, ingegneri, perché delle tre scienze l'ingegneria è la più importante, e poi gli dobbiamo mettere qualcosa che per prendere dei punti extra, per esempio unruly, size from pop più 10%, non è un malus, cioè non dice niente con questo. Possiamo mettere un bel devianti, e quindi abbiamo due punti extra, e a questo punto, perché no, Rapid Breeders. Ecco fatto. La scienza è la cosa più importante, la crescita la seconda cosa più importante, la scelta del natural engineer perché nella scienza arancione, quella ingegneristica, ci stanno non solo alcuni tipi di armi, ma ci stanno pure le basi spaziali e le navi. L'obiettivo di un giocatore è arrivare ad avere i cruiser prima degli altri giocatori. Perché l'unica nave che vale la pena di essere costruita è un cruiser. Questa è una build dignitosa. Noi faremo però, facciamo vedere anche, e forse giochiamo anche, facciamo vedere una cosa alternativa. Su questa è possibile togliere meritocracy, adesso stai a vedere, e mettergli in cambio Parliamentary System. Ti fa uscire le fazioni al primo mese, sostanzialmente. Con le fazioni produci della Unity che altrimenti non produrresti. E questo, di rimando, ci fa completare le tradizioni molto più velocemente. Prima. Cioè, quando gli altri sono ancora lì che ne hanno fatta mezza, tu ne hai già fatte due. Allora, per non avere influenze, adesso qua è solo un tutorial per vedere cosa uno deve cliccare. Poi, nelle partite tutto cambia, eccetera, eccetera. Noi mettiamo 0 AI Empires, mettiamo anche 0 pre-FTL, perché tipo è ovvio che se noi troviamo adesso subito di partenza il pianeta con sopra 40 pop pre-FTL, ce lo invadiamo, non è che tipo è molto educativo, no? E basta, per il resto lasciamo tutto normale. Facciamo vedere i primi 20 anni, no? Mosse iniziali con questo impero. Prima di togliere la pausa, sempre, si prende l'omino costruttore, si va sempre a cercare la miniera che... Non si capisce perché ti diano il sistema dove manca una miniera. Si va nelle politiche benevolent, perché... Vedrete che spuntano fuori le fazioni subito e vogliono sicuramente quella roba. Noi non purghiamo nessuno, noi siamo un impero di gente buona. E poi mettiamo Economic Policy, Civilian Economy. Questo perché dobbiamo massimizzare i consumer goods che tiriamo fuori. Andiamo a vedere la scienza e qua ovviamente si sceglie sempre la cosa che ti fa produrre più scienza. Quindi 1, 2 e 3. Abbiamo avuto fortuna. Blessato, eh? Blessed. Blessato proprio. Poi si prende il nostro bel exploration ship. Andiamo a vedere noi che classe di pianeti abbiamo. Continentale, immagino. Continentale. Ah, qua una domanda che non l'ho fatta prima. C'è per caso una differenza in caso nella scelta del pianeta, della classe? Allora, nel gioco vanilla... No, cambia la distribuzione dei distretti gialli, verdi e rossi. Visto che noi costruiremo 0 distretti gialli, 0 distretti rossi e 0 distretti verdi... Non cambia nulla. Ok, andiamo a cercarci il nostro pianeta continentale. Ce ne sarà un altro che dobbiamo andare a cercare. E quindi, visto che lo dobbiamo andare a cercare, mettiamo subito in coda una science ship. Andiamo a vedere il nostro pianetozzo. Questo lavoratore lo togliamo. Noi non vorremmo mai avere l'enforcer... A lavorare. Gli altri nostri omini sono a posto, la crescita della popolazione è ragionevole, un 4,66 umano. Ultima cosa, si mette subito in acquisto
direi una quarantina minerali. Di minerali. Correggimi anche qui se sbaglio. L'enforcer non si mette perché tanto fino al 30% di criminalità non importa nulla. Esatto. Mentre per quanto riguarda l'acquisto delle risorse, se non mi ricordo male, si può acquistare i minerali fino, mi pare, a 52 senza che poi il prezzo aumenti in modo troppo elevato. Esatto, noi vogliamo garantirci un flusso di minerali senza che però il loro costo esploda, perché sennò poi non riusciamo a starci dietro, no? Ecco qua, vedete, è passato un mese, il primo tick è andato perduto, questo è il secondo tick, e appaiono le fazioni. Quindi abbiamo già 9 e 7, diciamo 10 e 8, pare così, 10 e 18, che ci verrà aggiunta gratuitamente. Ma noi vogliamo massimizzare ulteriormente, quindi quello che faremo è andiamo qua, adesso, e li mettiamo come diritti, scusate, non come diritti, ma come living standard, Academic Privilege. Perché? Perché la dinamica con cui funziona, quanta unity ti produce, dipende da quanto potere hanno ognuno dei pop che appartiene alla fazione. Mettendo Academic Privilege, oltre a produrre più scienza, i nostri ruler conteranno per 9 e i nostri specialisti conteranno per 4. E quindi la unity che produrranno all'interno della fazione sarà per 9 e per 4. Ti concentrerai soprattutto sui laboratori, quindi saranno tutti specialisti. Esatto. Adesso se io tolgo la pausa, appena passa, vedete che non è più 18, ma è già diventato 25, quasi 20, 26. Ecco qua, appena arriviamo a 400, possiamo mettere in coda il primo centro di ricerca e lo facciamo. Le regole del gioco sono semplici. Ogni volta che puoi, costruisci un centro di ricerca. E vedete che siamo neanche passati il primo anno e già, avendo comprato anche uno scienziato extra, possiamo già iniziare a scegliere la prima tradizione. E le tradizioni, a me non importa cosa scegliete dopo, la prima è sempre Discovery. Non ci sono dubbi. E mettiamo anche un bel Map the Stars. La scoperta delle anomalie è particolare. Ogni volta che sorveglia un pianeta, uno scienziato, tira un dado. Okay. E questo dado ha un 5% di probabilità di far uscire fuori un'anomalia. Ma se non è riuscito a trovarla, quindi se ha fallito il lancio, al lancio successivo non è più il 5%, ma diventa il 10%. Quindi somma ogni volta che sbaglia, lui somma un 5%. Ogni 20 pianeti esplorati hai un'anomalia garantita. Noi abbiamo appena messo questa Map the Stars, quindi vuol dire che noi Anomaly Discovery Chance più 10% vuol dire che noi ogni pianeta che esploriamo più o meno abbiamo il 15% di trovare un'anomalia. Di base. Esatto, quindi vuol dire che ogni 6 pianeti più o meno, questo è tutto un più o meno, perché poi ci sono tutte delle cose sì. Che lo re... Però più o meno ogni 6-7 pianeti noi dovremmo avere un'anomalia garantita. E prendiamo e mettiamo da parte, perché ovviamente noi non vogliamo esplorare subito le anomalie. Eh no, perché richiede tempo. Adesso, Discovery, come si fa a svilupparla? Si completa prima tutta la linea di destra e poi tutta la linea di sinistra, perché noi vogliamo arrivare a questo Fate in Science, in cui sostanzialmente saremo pieni di ricercatori, ma che non vogliamo pagargli lo stipendio. A cercare. Non più di 2 navi scientifiche, per non pagare altra Unity. E non pagare altri Alloys. E non pagare esatto. Altri Alloys, ok. Poi dipende. Se non vedevamo neanche un pianeta intorno a noi, è ovvio che avevamo più fretta e... Vedi che sta andando veloce, cioè siamo nel 2201, abbiamo già fatto 3 pezzi di una tradizione, con una build fatta per la scienza. Questo è questo che lo rende pazzesco, no? Ok, lui l'abbiamo completato. Adesso, le stazioni di ricerca non le facciamo. Non vale la pena. Faremo soltanto le stazioni minerarie. Dobbiamo iniziare a colonizzare. Questo sta costruendo, sì, abbiamo bisogno di un po' di alloys, quindi nessuno ci impedisce di comprarli, e possiamo fare la prima nave colonia e mandarla subito a colonizzare i pianeti verdi. Perché lo facciamo? Perché il pianeta verde ci darà un altro slot per un altro bellissimo laboratorio di ricerca. E qua abbiamo completato la prima e torniamo positivi di consumer goods, nonostante si sia fatto. Riducendo nel costo. Esatto. Esatto, sì, perché se non si cambia la politica della produzione e... non si prende quel talento della tradizione, a questo punto si andrebbe già in negativo e di parecchio nei consumer goods. Esatto. L'altra cosa adesso, qua guardiamo, noi abbiamo completato i primi 2 moduli, quindi la regola adesso è quando non hai più spazi fai un distretto blu. Ma noi abbiamo preso i Masterful Crafters, quindi il primo per sbloccare il prossimo possiamo semplicemente fare un distretto industriale, che ci aiuterà sia con gli alloys che con i consumer goods, e in più ci sbloccherà l'edificio. L'altra cosa che io noto è che abbiamo 3 lavori disponibili. Un pop che arriverà tra 13 mesi, e questi 3 lavori disponibili sono 3 lavori da workers. Questo edificio ci costa 2 di energia ogni mese per non dare da lavorare a nessuno. Boom. Addio. E in più abbiamo sbloccato anche un opening. E così abbiamo ottimizzato anche buttando giù quell'edificio. Quello è...
Pensatelo come l'ecomostro in Liguria. E che la cosa migliore da fare è buttarlo giù. Ecco qua la fortuna. Drogato. Ecco, drogato. Allora, scegliamo la prossima tecnologia. E qua è importante anche Planetary Build Speed. Perché noi vogliamo costruire laboratori in continuazione e prima sono completati, meglio è. Ecco, la seconda tecnologia più importante del gioco è questa, hydroponic farming, perché ci permetterà di esternalizzare tutta la produzione agricola sulle stazioni. Cosa possiamo fare? Beh, questa è ricerca più 5%, completare il nostro distretto industriale. Ecco fatto. E adesso siamo di nuovo tutti felici, abbiamo due slot, addirittura due slot liberi per fare tutto quello che vogliamo. Adesso a questo punto uno potrebbe fare prima un altro centro di ricerca e poi un oloteatro, oppure fare prima l'oloteatro e poi un centro di ricerca. Vanno a gusti. Io faccio prima un centro di ricerca e poi un oloteatro. A me piace picchiarli un pochino. Il bastone carota. Esatto, sì. Adesso è finita adesso la parte di esplorazione solo per trovare i nostri pianeti. Adesso dovremo cercare qualche mineralozzo, la speranza che arrivi. Notate come siamo positivi di tutto in realtà. Cosa stranissima, no? Per un giocatore forte dove di solito è essere negativi, la dimostrazione di forza. Poi qua è tutto registrato live, magari arriviamo nel 2220 e facciamo 50 di scienza, non lo so, che dirò, questo è il tentativo numero, cos'è? Siamo al 15° tentativo. Nessuno se ne accorgerà mai, con l'editing si cancellerà tutto. Vedrete tipo a un certo punto lo schermo che fa bzzz, e qua apparirà 1000. E abbiamo finito nel 2205 la prima tradizione. Questa è la forza di aver preso quel sistema parlamentare. Il sistema parlamentare, civica. Perché quel 10% di ricerca in più che ci veniva da meritocracy, di fatto dopo 5 anni ce l'abbiamo lo stesso avendo completato Discovery, perché completandolo più 10% di ricerca. Ma di più, ecco il bonus, perché noi possiamo prendere pure subito questo e quindi più 20%. Adesso qua poi mettiamo anche ogni tanto in pausa, in una partita multiplayer non esiste la pausa, però più o meno i concetti sono sempre gli stessi. Questo è un buon sistema, 12 di minerali lo vogliamo, lo desideriamo. Anche questo qua sotto non è un brutto sistema, quindi andiamo prima qua, perché 6 e 2 faremo un quarto pianeta probabilmente, ma non sarà un pianeta di ricerca. Allora, questi 0G laboratories non dovete mai farli, fa schifo. Tra l'altro voi non avrete stazioni spaziali di ricerca. Per cui, visto che non ne avete, questo non serve a niente, più 10% di niente. L'altro, colony speed più 50%, ma noi abbiamo tutto il tempo del mondo, poi tanto dobbiamo fare due colonie, non ci serve a niente. Questo, ok, questo qui è buono tutto sommato, perché poi nelle nostre navi vorremmo mettergli il computer per dirgli stai alla larga dai nemici. Abbiamo completato la ricerca per fare le stazioni spaziali con le hydroponic bay, e quindi le facciamo. E la mettiamo in produzione, smantelliamo quello che c'era sopra e fra 180 giorni questo qui inizia a sputare fuori 10 agricoli al mese. Al costo di 1 di energy, quindi un ottimo trade-off. Comunque 214 ricerca nel 2206, vediamo dove arriviamo. Ok, pianeta ha completato le due costruzioni, andiamo sempre a dare un'occhiata a com'è la distribuzione dei nostri workers, fin tanto che ne abbiamo, e i technician devono essere sempre quelli principali e deve sempre essere quello su cui quando c'è il numero di, cioè abbiamo un worker mancante, diciamo, perché i clerk, il numero giusto di clerk da avere è 0, tutti gli altri varrebbe quasi la pena. Se dovete scegliere cosa togliere, dovete scegliere di togliere il miner, perché un miner produce 5-6 di minerali, gli altri producono più di 8. 8 e 4, 8 e 4. Più facile produrre più cibo e poi trasformarlo in minerali, o più energia e poi trasformarla in minerali, che direttamente in minerali. E adesso vediamo la prima volta che non abbiamo più buchi disponibili, e quindi distretto blu. Ah, e questa è un'altra cosa che va vista. Habitable World Survey, vi capiterà sempre. E la risposta giusta è quella sotto. Perché questo è niente fra un'infinità di tempo, e questo invece è 400 di unity sub. Allora, tra queste quattro, la migliore in assoluto è questa qui, e vedremo poi perché, perché uno degli obiettivi è quello di diventare cibernetici, che è il migliore ascension perk. Allora, cibernetici adesso è il migliore, non sintetici, quindi quelli sì, cyborg essenzialmente. I cyborg sono nettamente superiori. Qui conviene poi, appena fatto, togliere le pop da lavorare come coloni. Sì, vero? Perché non di fatto non producono nulla di utile. Il secondo, a me piace prendere prosperity.
Perché Prosperity, se vedete, quando lo completi ti dà un più 5% alle risorse prodotte, quindi vuol dire più 5% ricercatori. E questo anche ti dà un altro più 5% agli specialisti, quindi vuol dire che aggiungiamo un altro 10% alla produzione dei nostri ricercatori. Quindi a me piace questo di solito. Poi ti dà un po' di minerali. Ovvio che se siete a fianco a me, magari prendere Supremacy è meglio. Andiamo di Addict Funds più 20, perché ci sbloccherà probabilmente le Planetary Capital, e poi quella ci può sbloccare la terza civica. E che la terza civica noi sappiamo già cosa vogliamo mettere. Noi vogliamo mettere Meritocracy. Qua abbiamo completato un buchetto e via con un centro di ricerca. Adesso, appena è costruito il centro di ricerca, come dicevi, noi dobbiamo togliere questi stupidi coloni, non ci interessano, quindi mettiamo proprio così che non vadano mai a occupare quello spazio. E adesso abbiamo un ottimo pianeta che produce un ottimo ricercatore. Qua è un po' particolare, il quarto pianeta di solito è un pianeta energia. E quindi tipo possiamo andare a prendere questo Global Energy Management che servirà per fare il pianeta energia. E adesso, gestione degli abitanti anche qua. Vedete che adesso ci mancano due agricoltori e un minatore. Quello che possiamo fare è buttare giù una miniera. E qua possiamo andare a fare il nostro City District extra, oppure se volete stare più tranquilli possiamo andare a fare un Industrial District, come preferite. Allora, qua abbiamo completato uno spazio e possiamo mettere un centro di ricerca. Qua abbiamo completato uno spazio e possiamo mettere un centro di ricerca. Cambiando etiche, cambiando magari qualche civica, cambia così tanto? C'è però una frase di un giocatore, di un mio amico, che è Astro, e gli mandiamo un saluto, e lui l'ha riassunta bene così: in Stellaris più o meno tutto è equilibrato, no? E anche se vuoi fare del roleplay, più o meno tutto è equilibrato. Per esempio, noi stiamo facendo il roleplay degli scienziati, o come direbbe lui, il roleplay di chi vince la partita, e se uno prendeva per esempio pacifista oppure spiritualista, stava facendo il roleplay di uno morto. Ok. Ecco. Quindi, se volete potete fare il roleplay di uno che muore, cioè è bello anche quello. Okay, l'importante è saperlo, però. L'importante è saperlo. Adesso, questa è un altro pick veramente molto buono. Ci sono tre cose che mi piacciono. In ordine, questo mi piace tantissimo. Questo è estremamente buono. Quest'altro, questo serve per andare a picchiarsi. Sono scelte. Direi che, visto che questo ti capita solo una volta ed è un treno che non passa mai più, prendiamo questo. Anche perché col gas verde potremo poi avere, nelle ricerche di fisica, sbloccato i laboratori di livello 2, e avere i laboratori di livello 2, di fatto, quando avremo occupato tutti i nostri distretti, è come avere un distretto in più, no? Perché inizia ad upgradare laboratorio per laboratorio. Questo evento, Alien Logs e Derelict Ships, vanno ricercati solo quando avrete uno scienziato di livello superiore al 4, quindi un livello per esempio 5, perché altrimenti c'è la possibilità che quando legge i diari di bordo impazzisce e fa saltare per aria la nave. Vedete che questo qui è la nostra seconda colonia, ha già riempito tutti i due posti da ricercatore, quindi andiamo a... Ah, ci mancano i minerali, 98. Aspettiamo tre mesi. Quindi tutti quei minerali che avevamo da parte, come potete vedere, a un certo punto vanno, Non è che era un vezzo il nostro. Così come per le anomalie all'inizio, anche per gli scavi conviene aspettare un attimo prima di iniziare a scavarli, perché comunque tengono impegnato lo scienziato, giusto? Cioè, nel senso, esatto. C'è qualche impero precursore preferito che è meglio di altri per quanto riguarda magari il multiplayer? A me piacciono i Grunur. Ok. Perché soprattutto adesso con questa nuova meccanica che gli scavi, quando li hai finiti ti possono lasciare pure... I minor artifact, quelli? Sì. Quello è tanto bellino, e quello ti dà un sacco di scavi, quindi la probabilità di avere almeno una miniera di artifact aumenta. Aumenta. Se no, in multiplayer molto forte è Cybrex. Sì, ok. Sono sempre loro. Ti regala gli alloys, quindi di fatto ti sta regalando le navi. Vedete che qua noi abbiamo sempre costruito, anche quando qua c'aveva solo un abitante, no? Noi siamo andati di fiducia a costruire le città, a tirar su i laboratori, perché come potete vedere adesso sono già tutti pieni. Li riempie in fretta, quindi non fatevi dei patemi, non aspettate di avere la gente per costruire i posti di lavoro, portatevi sempre un pochino avanti. Le Gene Clinics fanno assolutamente schifo, le prendiamo solo perché sbloccano le tecnologie successive, e qua abbiamo pescato un po' male, ma possiamo prendere Robot Modification Points più 2 perché ci piace diventare dei cyborg, e questi qui saranno due punti in più. Ok, abbiamo finito la nostra terza colonia.
Questo lo trasformiamo in un mondo energia. E quindi ne andiamo a costruire... Ah beh, scusatemi, ma questo è un mondo che c'ha i gas. Questo sarà un mondo gas. Fine. Dopo forse diventerà anche un mondo energia. Sono dei sistemoni, guarda qua, donnola. Con pure uno di alloy. Alloy, di la verità, c'è Fuffi lì vicino. Sì, sembra di essere Fuffi. Questo è diventato nel frattempo un tech world, perché vuol dire che ha superato i 5 pop. Io di solito la designazione adesso l'ha messa lui in automatico e ci ha azzeccato, però poi vado sempre a sovrascriverla perché Stellaris è magico da questo punto sì, di vista. Sì, a volte la cambia da solo, quindi meglio metterla a manuale. Il trade invece si ignora completamente? No, il trade a me piace, questo tipo, il trade che trovi in giro, lo considero alla stregua dell'energia. Quanto riguarda le stazioni, noi dovremmo avere adesso quanti sistemi? 9 sistemi. Il prossimo sistema che prendiamo ci sblocca una stazione in più. Non è male. Se vogliamo avere ancora più stazioni, visto che qua abbiamo spazio, possiamo andare a prendere Fortify the Borders e ne abbiamo due in più. E una la costruiamo qua, così raccogliamo il trade da Beta a Stefani, e una la costruiamo qua su Minil e raccogliamo pure il trade sul pianeta sottostante. Poi qua costruiamo le nostre due nuove hydroponics, che quindi sono altri 20 che aggiungiamo di produzione. E abbiamo diritto a una stazione extra perché abbiamo 10 sistemi. E quindi la andiamo a costruire. Dove la costruiamo? Allora, qua abbiamo completato tutto per fare in modo che il trade arrivi senza che spuntino fuori i pirati. Quindi possiamo iniziare ad andare a Tedis e costruirla anche qua. Sui pianeti colonie, i primi 3 slot Research Lab. Il quarto, il teatro. Li vogliamo mandare al cinema. Abbiamo le due navi di ricerca che non stanno facendo nulla. Le mandiamo a fare un excavate. E questo qui invece lo possiamo mandare a fare un bel assist research, che sarà un ulteriore 10% in più. E se vogliamo ottimizzare, ne possiamo costruire addirittura un'altra di nave, visto che adesso iniziamo ad avere dei pianeti di ricerca un po' più dignitosi, e mandarle ad aiutare anche negli altri due pianeti. Possiamo prendere questo, che è equivalente a farci risparmiare un distretto blu. Eccolo. Ma è arrivato proprio in tempo, guardate. Eccolo qua. 10 mesi ce l'abbiamo. Aumenta tra l'altro l'abitabilità su tutti gli altri pianeti, quindi vuol dire che poi aumenterà anche quanto producono gli omini. Abbiamo completato anche questa seconda. Lasciamoci libero lo slot, perché fra 10 mesi sarà completato Integrated Cybernetics e quindi potremo prendere come Ascension Perk, perché ci fa diventare tutti dei cyborg. Ecco qua, siamo nel 2021, siamo arrivati a 781. Allora, è una roba che io dico siamo andati benissimo? No, però è una roba onesta. È una roba che, come avete potuto vedere, noi abbiamo chiacchierato in tranquillità, non abbiamo fatto grosse fesserie, andiamo avanti tutto, c'è un piano, pianeta tecnologia, questo pianeta qua che ci produrrà l'energia, e poi questo pianeta, col tempo, una volta che abbiamo esaurito questi slot, abbiamo fatto un po' di energia, iniziamo a costruire l'Industrial District. Perché cibernetica? Riusciamo a vederlo? Allora no, però lo facciamo così. Ecco, usa i comandi, ecco. Tranquillo. Adesso qua siamo in modalità super cittoni. Avete visto, nei primi 20 anni siamo arrivati ad avere 10 milioni di... Tac, anni, fatto. Okay. questo ci apro morti. Il video, sicuro. Ci metto questa clip qui, iniziale, poi hanno 20, 10 milioni di unity, GG. Allora qua bisogna prendere, che avevamo tenuto apposta, Flash is Weak. Cybernetics fa due cose. Allora, la prima è niente, che ti dà il progetto, quindi adopt, ecco fatto il progetto. Una volta che è fatto, possiamo sbloccare tutti gli altri, però tanto vediamo qua che cosa fanno. Ho già visto un più 10 risorse. Quindi una volta che diventeranno dei cyborg i vostri omini, innanzitutto tutti i vostri scienziati prenderanno il tratto cyborg qua che aggiungerà un altro 5% alla produzione di ricerca, e non fa mai male. Poi diventano tutti che vivono più a lungo, più 40 anni credo, e quindi non muoiono più, no? E i vostri scienziati potete dimenticare di averli, siete tranquilli, i leader sono eterni a quel punto. Ma poi sono queste due di destra quelle veramente gustose, veramente veramente gustose. La prima è che aggiunge un punto per gli organic species, e noi siamo organici ancora, e quindi possiamo prendere più robina quando andiamo a customizzare la nostra specie. Quindi si può mettere l'intelligente, diciamo, biologico e l'intelligente cyborg insieme? Esatto, e poi mettere... Ma non è proibita sta cosa? No, ma no. Tutti i tratti. E quindi tipo hai un... I tuoi omini diventano veramente forti. Big brain, diventano... proprio. Big brain. Il secondo anche è molto bello, perché toglie il 50% di costo dal progetto per modificare la gente. Quello che veramente sblocca vedi che qua, robot modification points, also apply to organic species. Cioè, okay. Questo ci permette di prendere anche gli altri. Ma questo qui ci permette che ogni volta che c'è robot più 2 punti,
che non ti veniva dato sui cittadini biologici, adesso viene dato anche ai cittadini biologici. Quindi veramente tipo avremo dei cittadini con, non so, più 6, più 10. Perfetto, mentre l'ultima cosa, che questa poi salta fuori sempre, chi ovviamente è avvezzo al multiplayer la sa già, ma ovviamente questo video è qui per anche per tutti gli altri, è ste benedette navi, cosa conviene fare? Vai di console dei comandi se devi sbloccare qualcosa, esatto. Giusto per capire. L'obiettivo vostro è arrivare ad avere i cruiser, quello è... Prima dei cruiser non costruite navi multiplayer, non serve a niente. Cioè, quattro corvette vengono buttate giù da tutti. C'è magari quello che ha fatto la build apposta, vi uccide, no? Perché ha costruito solo corvette. Ma in generale la sua partita finisce 5 minuti dopo. Perché c'è sempre qualcuno che è dietro di lui. Lui non l'ha attaccato, l'ha lasciato stare. Quel tizio ha ricercato i cruiser e ha costruito i cruiser. Quali cruiser? Un cruiser è fatto così. Cioè, in generale, il primo cruiser che avete sarà fatto così. Caccia piccolino, quello senza neanche la ricerca. O magari se avete avuto fortuna o tempo, i basic, il secondo livello dei computer, questo quello. In generale si arriva ad averlo, sì, quello giallo, e si mette quello giallo con carrier, perché così vuol dire, gli state dicendo state alla larga dalle altre navi, e anzi se le vedete giratevi dalla parte opposta e iniziate a scappare via. I sensori, niente. Il motore, il meglio che potete. Questo robo qua, il meglio che potete, in generale avrete un 2. E questo robo qua non vi serve l'energia, perché non avete nient'altro. Se ce li avete, questi, mettere qualche afterburner. Ecco fatto. Questa è la tipica nave e costa 250 allois. Ne potete sfornare una decina, cioè con 2500 allois il punto è sempre ottimizzare le proprie risorse, no? Questo con poche risorse avete una nave definita. Questa nave non prende schiaffi, perché vede il nemico, lancia i caccia, si gira dalla parte opposta e inizia a scappare, continuando a lanciare queste piccole apette impazzite. Il vostro nemico si trova ad affrontare stormi e stormi di fighters, non riesce ad arrivare in raggio per potervi sparare addosso, e quindi le battaglie finiscono con danni subiti 0, danni inflitti massimi, nemico fatto a pezzi, fine della partita. Come si contrasta in caso questa nave qui? E due, i multiplayer, si va oltre questo tipo di navi? Cioè nel senso, poi bene o male la partita si arriva a un punto in cui i giocatori hanno i cruiser, o si va oltre, quindi si iniziano poi a tirar fuori anche le corazzate? Sì, si va oltre, si arriva alle corazzate, e in generale i cruiser servono per la prima fase, che è la fase di vassallizzazione. Cioè in una partita multiplayer standard ci sono dei nuclei di giocatori forti, che magari non sono uno a fianco all'altro. La cosa che loro rushano in qualche maniera sono i cruiser per poter vassallizzare, in realtà tributarizzare, i propri vicini. Perché tributarizzare? Perché così, invece di avere bisogno del pianeta energia per fare un po' di energia, voi vi imponete una tassa al vostro vicino, iniziate a ciucciargli via cibo, minerali ed energia. E quindi la prima fase è cruiser. Io ce li ho, tu non ce li hai, tu diventi un mio vassallo e inizi a finanziare la mia ulteriore snowball di ricerca. Nella galassia, diciamo, ci sono 3-4 giocatori, uno nord, uno sì, per ogni punto cardinale. Si creano dei blocchi. E si creano dei blocchi. Però questi blocchi poi diventano, non è che si affrontano immediatamente, perché se, me ne so, giocatore nord e giocatore est si affrontano subito, il giocatore ovest e sud in realtà vanno avanti a fare ulteriore tech, cioè loro si iniziano a distrarre, e quindi c'è quella cosa che si chiama la fase di transizione, cioè da min-maxare la scienza a iniziare a gestire e min-maxare le proprie navi, perché le navi hanno sempre questa tendenza di andare a finire a passare nei punti peggiori, sì, no? Per cui se non le segui ti arriva poi il messaggio tipo ah, l'orrore dimensionale, esatto, si è divertito, tipo, distrutto, esatto, ti viene il grande leader, la nostra potente flotta di 10 battleship che tu eri tutto contento di aver fatto ha deciso di entrare nel buco nero con l'orrore dimensionale e sono state annientate, e tu dici ma perché questa cattiveria. E quindi c'è una fase di transizione, quindi l'idea è Senza dover transitare da ricerca ad altro, rush i cruiser, conquisti i vassalli intorno a te, ti fai i vassalli intorno a te che ti danno ulteriori risorse, ulteriore ricerca. Gli imperi forti si affrontano poi con le battleship. Le corazzate, di solito, uno cerca più o meno di avere un modulo X a disposizione. Sì. E qua, di solito, saranno fatte così. La Io lancia. Metto le cose... Non metto... Ah no, scusate, se riuscite molto meglio il cannone, però quello che c'è, insomma... Non è che
che quello che avrete, e qua cercherete di avere, molto probabilmente avrete, che ne so, o questi o questi, insomma, anche qua cerchiamo di avere un lungo, robe del genere, insomma, no, no, sarà anche un 3 anche questo. Probabilmente qua questo qui lo avrete già se avete le battleship, qua potete scordarvi di avere i jump, ma se li avete non fanno di certo schifo. Motori buoni, sensori buoni, e questo robo qua sarà o questo o questo. E qua sotto a me ultimamente piace molto, se ce l'avete, la Pulse Armor, è proprio bella, è proprio una gran figata, perché è come è mangia e bevi, no? Cioè hai tutto, sia l'armatura che gli scudi, e magari potete metterla con un minimo di questi qui che rafforzano, però dipende cosa avete tirato fuori. Però diciamo, queste qui vengono armate con scudi e un po' di corazza. Questo è più o meno una corazzata per poi affrontarsi con un altro giocatore, che può essere anche armata molto peggio di così, potrebbe avere invece che il modulo X un altro, altri moduli L. L'idea è, nel momento in cui io le ho, tu non ce le hai, non è che sto lì ad aspettare di avere la nave perfetta per certo, le tiro fuori e basta. Penso che comunque il nocciolo sia metterci su roba che spari lontano, in modo che se tu hai cruiser e io le corazzate, le mie corazzate riescono a sparare sui tuoi incrociatori e te li fanno fuori anche se stai lontano. Esatto. Bene, direi che bene o male abbiamo visto più o meno tutto. Sì, questa è la partita generalista, sia contro IA che contro giocatori. Più o meno l'idea è, la scienza è la causa di e la soluzione a ogni problema del vostro impero. Se fate tanta scienza avete tanti problemi, perché sarete, vedete, rossi di risorse, ma più scienza fai più inizi a produrre, e quindi più smetti di essere rosso di cose. E la cosa è che nel frattempo ti vengono fuori anche le navi che ti permettono di uccidere chi sta intorno a te, sia una I o sia un giocatore. Certamente. E poi in single player uno fa quel che gli pare, in multiplayer ovviamente se non vuoi perdere devi fare le cose in un determinato modo. Chiudiamo qua, grazie mille Donnola, e ragazzi seguitelo Donnola perché c'è tanto valore. Grazie a te Mario. Un'ultima cosa, se siete interessati quindi al multiplayer, Mario, ci dici un paio di posti in cui trovare altri giocatori? Va bene Strategy Italia, va bene Paradox Hub Italia, va bene, ci sono tanti Discord. In cui se volete trovare giocatori, se volete iniziare a imparare a giocare in multiplayer, migliorarvi per giocare, diciamo, in modo più competitivo, sicuramente qualcuno con cui giocare si riesce a trovare. Bene, noi ci salutiamo qui, ci vediamo alla prossima.